Virginia, sei pronta? Voglio fare una cosa che ho sempre sognato di fare fin da quando ero un bambino, ovvero lanciare il programma in una maniera nuova. Così, sigla! Cari ascoltatori, vi dico solo questo. Che Dio vi benedica. Quanto a voi al potere, non sperate che sia finita. Anni che vanno, anni che vengono. E i politici non faranno mai per rendere il mondo un posto migliore. Ma ovunque nel mondo, ragazzi e ragazze avranno sempre i loro sogni. E tradurranno quei sogni in canzoni. Non muore niente di importante stanotte. Solo quattro brutti ceppi sulla... L'unico dispiacere stanotte è che negli anni futuri ci saranno tante fantastiche canzoni che non sarà nostro privilegio trasmettere, ma credete a me, saranno comunque scritte e saranno comunque cantate e saranno comunque la meraviglia del mondo. E riattacchiamo, eccoci qua, come ogni venerdì, una manciata di minuti dopo le 16, torniamo noi, pirati di I Love Radio Ticino. Sì, mi guarda ancora Eugenia con una faccia stravolta. No, ma io... ti ripeti, quanti anni hai, per favore? No, 25. Esattamente. Sono un giovane. No, dai, hai voluto lanciare la sigla con sigla. Mancavano le ditine a pistola che sparavano in là. Vabbè, ci stava. Cioè, non ho capito, se lo fa Fiorello è bello, se lo faccio io no. Cioè, allora... Io ho apprezzato. Grazie. E fin da subito, innanzitutto un bentornato alla co-conduttrice più amata degli italiani. A quest'ora, che in questa radio. No, secondo me in generale, proprio, guarda. Perché non esiste nessuno. Mi sbilancio. Non lo so. Mi sbilancio. No, bentornato Eugenia, il tuo parziale Ciao. È andato bene? Sì, bene. Siamo contenti. Spero. Poi ci darai i risultati. Se è andato male, però non lo dico mica. Sto zitta, ci dimentichiamo. Devi pubblicare il risultato sulla nostra pagina Facebook, sì. Che iniziamo a pubblicizzare. Mentre oggi non siamo soli, siamo accompagnati. Siamo accompagnati dal buon Mario qui in studio. Ciao. Che è ciao qui con noi. E da Enrico, che spero sia ancora collegato al telefono. Sì, sono qui collegato. Grande, ci ciao, sente. Ciao Enrico, ciao. Ci ciao. Sente anche Enrico. Enrico e Mario, chi sono? Cosa vengono a parlarci? Oggi, Eugenia, usciamo un po' dal nostro seminato solito, vero? Sì. Perché, cioè, lo premettiamo subito, non sono due che cantano in un gruppo, suonano. Non lo sappiamo, però oggi non vengo qua per questo. No, esatto. Oggi non ci occupiamo principalmente di musica, noi usciamo off topic poco e quando lo facciamo con degli argomenti che spaccano veramente. E loro, secondo me, è appunto uno di questi argomenti. Esattamente, che cosa ci venite a presentare, Mario? Noi siamo qua per presentarvi il nostro progetto, che si chiama Africa Athletics. È un progetto nato 2 anni fa, è nato 2 anni fa con la volontà di portare nel mondo, soprattutto nei posti in cui per motivi di povertà non è possibile, uno sport come l'atletica che pratichiamo io ed Enrico. Non interrompo più. L'anno scorso siamo andati in Zambia e abbiamo avviato il progetto pilota del nostro sogno di portare l'atletica in questi stati. È andato molto bene perché abbiamo visto che, nonostante loro non conoscessero assolutamente lo sport dell'atletica, alla fine si erano innamorati completamente di questo sport in pochissimi giorni. Tra l'altro, subito dopo i primi 2 giorni di attività sembrava che l'atletica fosse il pane della loro vita futura, e quindi questa cosa ci ha dato un sacco di forza per proseguire questo progetto. E poi, per motivi politici, perché in Zambia poi ci sono state le elezioni e quindi ci hanno sconsigliato di tornare lì. Allora abbiamo trovato, tramite dei contatti, il nuovo sito del progetto, che è appunto il Malawi, dove siamo poi andati quest'anno. Poi sulla creazione dei contatti ci arriviamo più avanti, perché è una parte molto interessante sicuramente. Sì, abbiamo trovato una persona molto disponibile che ci ha accolti a braccia aperte, sta continuando a lavorare per noi, e la cosa più importante, ha lavorato un sacco prima che noi arrivassimo, perché esatto. Quest'anno siete tu, Mario,
io Mario, io Mario, ho sbagliato. Lui Enrico, no, perché... e l'altro Luigi. Sì, esatto. Era lì che volevo arrivare, mi sono incartato, ho sbagliato. E pensavo di parlare, no, perché io in realtà stavo già parlando con Enrico, per cui, voi non lo sapete, non lo sapevi neanche tu, però non lo sapevo neanche io. No, esatto, Enrico, tu e Mario appunto non siete da soli, c'è anche Luigi che non fa atletica, però comunque ha voluto dare una mano e vi supporta. Luigi è gigante buono, c'entra sempre in qualsiasi cosa faccia. Sì, beh, quello sempre, sì. Beh, anche perché comunque essendo uno dei più simpatici del mondo, cioè se è necessaria la sua presenza. Sì, sì, Forbes l'ha eletto tra le 5 persone più simpatiche del mondo in ordine sparso. Non conoscendolo, è ironico? No, no, non lo so. Gigi è simpaticissimo. Okay. Poi se riusciamo lo sentiamo e cioè, te lo sicuro. Ok, va bene. Esatto. Mi fido. Quest'oggi parliamo senza il nostro avvocato che purtroppo non poteva presenziare neanche in via telefonica. Ma forse poi cerchiamo di raggiungerlo, noi ci proviamo. Ah, fantastico, fantastico. E voi due appunto fate atletica come sport e avete portato questo progetto giù in Africa. È una cosa molto bella e direi che prima di parlare più nello specifico di com'è il progetto, magari come erano organizzate tutte le varie cose e banalmente come le fate voi con il vostro stile, che piace molto a me che già lo conosco, ci ascoltiamo la prima delle canzoni che ci ha portato Mario, non so se hai condiviso, sì, con, sì, loro, cioè c'è stato una brainstorming, sì, un brainstorming o cosa, e direi che partiamo da una canzone, sì, ok, partiamo da un pezzo che definirlo storico e definire è dire poco, è sicuramente a tema, e per cui direi che no, proprio in questa puntata in cui si parla di Africa Athletics non si può che non partire da questa canzone che è proprio Africa dei Toto. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Ed era Africa dei Toto ad aprire la nostra puntata di I Love Radio Ticino, questa volta molto particolare qua sulla nave dei pirati, perché appunto abbiamo dei ragazzi che ci presentano un progetto sicuramente interessante e sicuramente molto molto bello. Per cui adesso lasciamo parlare te, Mario. Mm-hmm.
Enrico, ci sei ancora? Sì, ci sono ancora. Fra un po' avrò delle gallerie in treno che sono verso Ferrara, però casomai mi richiamano. Sì, esatto. Se abbiamo dei problemi ti ricontattiamo. Vai, senza problemi. Vai. Allora, per farvi capire come è strutturato il nostro progetto, forse la cosa più efficace è raccontarvi la giornata tipo. Allora, noi lavoravamo con un insieme di diverse scuole, tutte primary school della zona, erano 4, e eravamo ospitati invece da una secondary school che aveva messo a disposizione un campo, cioè, da calcio più o meno elementari cioè, sì, esatto. Lì poi l'età era molto variabile, abbiamo trovato anche ragazzi di 18 anni. Abbiamo chiesto come mai sono in primary school e hanno detto che lì varia un po', non è che c'è proprio una regola. Sì. E quindi ci svegliavamo al mattino presto, perché le giornate iniziano molto presto. Andavamo al campo e iniziavamo le attività. Le attività del mattino si svolgevano con i maestri delle scuole, mentre le attività nel pomeriggio si svolgevano con i bambini. La cosa bella e innovativa di quest'anno, sia per noi che penso proprio in generale per un progetto del genere, è proprio quella di lavorare con i maestri delle scuole, che poi avranno durante l'anno a disposizione del tempo anche pagato, perché ovviamente lì non si può pensare di andare a formare dei ragazzi che poi hanno i loro impegni e quindi non porteranno mai avanti un progetto del genere, se non motivati, certo, comunque ovviamente. Esatto, retribuiti, e comunque hanno delle ore disponibili durante la settimana con i ragazzi e possono fare applicare quello che gli abbiamo insegnato. Quindi al mattino ogni giorno trattavamo una disciplina diversa dell'atletica, dalla velocità agli ostacoli, piuttosto che salto in alto, ovviamente in base a quello che potevamo fare con le attrezzature del posto. Il primo giorno ci siamo trovati in una situazione un po' strana nel verso positivo, perché noi pensavamo di andare là e dover spiegare il progetto da zero ai maestri. Invece il primo giorno alle 6 del mattino, noi siamo arrivati di notte la sera prima, alle 6 del mattino il giorno dopo c'era già stato fissato un meeting con tutti i professori. Sono arrivati tutti, loro sapevano già praticamente tutto, sapevano perché il nostro contatto là aveva già organizzato, aveva già pensato a tutto. Nel frattempo abbiamo perso Enrico, lo recuperiamo dopo. Vai. E quindi ci siamo trovati davanti a una situazione ideale per iniziare un progetto del genere. Poi loro super motivati, quindi anche molto molto disponibili anche a imparare nuove cose e comunque mettersi in gioco. Una cosa molto poi bella che ho notato di quella mattina è che noi, così per conoscerci, abbiamo chiesto anche un attimo la religione, no? E abbiamo visto che c'erano allo stesso tavolo eravamo in 8-9, probabilmente saranno stati 7 confessioni diverse di religiose. Beh, sì, certo. Prima di iniziare il capo di loro ha detto: io vorrei iniziare con una preghiera. E abbiamo pregato tutti insieme, 7 confessioni diverse, senza problemi. Nessuno, c'era musulmani, chiesa del settimo avvento, che lì è molto comune. Tutti insieme, è stata una cosa, cioè, siamo stati accolti. Sì, direi che da subito ti fa capire che sei quasi in un mondo nuovo, un mondo diverso. Esatto. C'è un mondo diverso comunque. Anche con un'idea ecumenica che da noi nel nostro occidente evoluto è non impensabile. Esiste, sì. Poi noi arrivavamo comunque da una situazione in cui erano appena successe diverse cose in occidente, quindi mai più magari vai a pensare che potesse essere questa situazione così di pace. Invece è stata proprio una lezione questa. Sì. Molto bello veramente. No, io lo sapete, però voglio condividerlo anche con gli ascoltatori. A me l'aspetto che piace veramente tanto del vostro progetto era quello che sottolineavi tu all'inizio, cioè che comunque lavorate per formare chi andrà avanti a formare i ragazzi, cioè non è un progetto che va a morire
con quando voi ripartite. Mm-hmm. È una cosa molto bella. E infatti, tra l'altro, mi pare che avete avuto già del feedback. Sì, sì, noi prima di partire abbiamo richiesto esplicitamente ai maestri, futuri allenatori, di mandarci dei reportage fotografici almeno mensili per controllare che comunque il lavoro stesse proseguendo. E in effetti questi reportage sono arrivati, sono anche possibile vederli sulla pagina di Africa Athletics. Che abbiamo anche noi Facebook. Sul nostro sito, se... Bene. Sì, e l'ho tra l'altro condiviso con la pagina la pubblicità di oggi. Okay. E quindi potete trovare tutto lì. E niente, noi siamo rimasti comunque piacevolmente sorpresi, perché cioè, non è una cosa banale. Quando è che siete andati giù? A fine luglio e quasi tutto agosto praticamente, prime due settimane d'agosto. Quindi voi effettivamente insegnate agli insegnanti come fare lezioni di atletica, no? Sì, sì, praticamente sono dei corsi da allenatori quelli mm-hmm. del mattino. Quindi noi abbiamo dato a tutti loro un quaderno e una penna per proprio prendere appunti, mm-hmm. perché era un vero e proprio corso da allenatori, ovviamente nei limiti in cui possiamo insegnare noi che siamo atleti. Certo. Però sicuramente meglio sì, che sì, niente. Certo. E poi il pomeriggio loro direttamente potevano provare quello che avevano. Tipo prima esatto. Fai la teoria e poi applichi la teoria. Anche al mattino avevamo, cioè comunque loro provavano tutti gli mm-hmm. esercizi e i gesti atletici. Poi nel pomeriggio provavano direttamente cosa voleva dire allenare, non so, 70 bambini, che non è banale. Noi eravamo in 7-8, certo. 7-8 maestri con una settantina di ragazzi, e quindi non è semplice riuscire a gestire un allenamento. Noi li abbiamo aiutati e li aiutavamo tutti i pomeriggi, stavamo lì a controllare che facessero le cose in modo giusto. E capitava spesso, ed è capitato anche l'anno scorso, che noi magari vedevamo che la cosa la stavano gestendo in un modo, pensavamo che fosse meglio in un altro, glielo mm-hmm. dicevamo, e loro ci dicevano no, tu stai nel tuo che mi hai insegnato, adesso faccio io, secondo me è meglio così, faccio così. Cioè c'è molta propensione a mettere in pratica fin da subito. Sì, mettere in pratica, ma anche mettendoci del proprio. È una cosa molto bella. Mm-hmm. Ci ascoltiamo un altro pezzo, poi andiamo avanti nel frattempo a dialogare con voi. Non so, guarda se guardi nello schermo lì, questo qua, il primo? Sì, ma sì. Va bene? Mm-hmm. Non saprei questa se qua questa qua è una hit zambiana di 2 anni fa, che veniva cantata ogni mattina, cioè dalla mattina alla sera in realtà. Era il tormentone. Il tormentone estivo di questo Roberto, che è la versione zambiana di Alvaro Soler, suppongo. Vero però. E la canzone si chiama Amarula, e chissà cosa vuol dire, può telefonarci 0382 20 166. Chiama Gigi. Invece per iniziare la ascoltiamo. Oh yeah. It's a brotherhood thing. It's a brotherhood thing. Listen. La 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 la. My name is Roberto Amarula. Oh, have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning Amarula. Still have her in my night time Amarula. Gives me hangover Amarula. But I don't care no Amarula. So smooth and clean like Amarula. Don't ever touch my Amarula. Amarula. Fire upon my ruler. In my life, you fit in my head, you fit to the gonzi. She don't get drunk easily. She can dance till 5 in the morning. No car, house or money. Can never get to change her mind on me. Yes, I be a sugar daddy. And she don't want nobody but me. You like it when I go crazy. You, I can never leave. Amarula, oh, have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning Amarula. Still have her in my night time Amarula. Gives me hangover Amarula. But I don't care no Amarula. So smooth and clean like Amarula. Don't ever touch my Amarula. Oh, 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 Amarula. Let nobody slow you down. Let somebody go crazy. Let somebody go crazy. Things we do just you and I. Things we say just you and I. Make the people say you and I. Don't come from earth, no. Yes, I be a sugar daddy.
And she don't want nobody but me. You like it when I go crazy. You I can never live. Amarula, oh have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning, Amarula. Still have her in my night time, Amarula. Gives me hangover, Amarula. But I don't care, no, Amarula. So smooth and clean like Amarula. Don't ever touch my Amarula. She don't get drunk easily. She can dance till 5 in the morning. Make the people say you and I don't come from earth, no. Fire, fire upon my ruler. She can be my controller. Maybe my own ruler. And it is only you, yeah. Yes, I be your sugar daddy. And she don't want nobody but me. You got me going so crazy. I don't want nobody but you. Amarula, oh have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning, Amarula. Still have her in my night time, Amarula. Gives me hangover, Amarula. But I don't care, no, Amarula. So smooth and clean like Amarula. Don't ever touch my Amarula. Oh have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning, Amarula. Still have her in my night time, Amarula. Ed era Roberto Amarula. Mamma mia, che hit internazionali che abbiamo qui a Radio Ticino. E ci ha raggiunto telefonicamente anche Gigi, il terzo componente del gruppo, che penso quello sia collegato simpatico. Gigi? Quello muto. Quello muto per adesso, sì. L'abbiamo perso? Mi sento molto poco, ragazzi. Ah, ciao, ok. A tutti. Ciao. Noi ti sentiamo, noi ti infatti. Sentiamo bene. Vabbè, allora, posso dire una bene, cosa? Sì, che ho sempre sognato. Collegarmi. Abbassa la radio e togli viva voce. Ah, è vero. Si dice sempre. Sì, è vero. Togli il viva voce. No, non ha detto una stupidata. Bravo Mario, molto sul pezzo, bravo. Magari licenzio Eugenia e mi tengo Mario. Sono venuto apposta io. Vuoi soffermi il posto? No, va bene Gigi. Raggiungiamo anche te telefonicamente come abbiamo fatto prima con Enrico, così magari ci racconti qualcosa anche tu. Sì, prima di tutto voglio dire che è un piacere collegarmi sulle note di una così grande hit come Amarula di Roberto. Che mi hanno detto di chiedere a te che cos'è l'amarula. Boh. L'amarula è un liquore, una sorta di Baileys, diciamo, una crema di caffè. Che loro in realtà bevono anche a colazione, praticamente. Non è un post cena come per noi. Tipo caffè corretto, senza caffè, vabbè. Crema di caffè, sì, ecco, proprio come il Baileys o forse anche la Calua, qualcosa del genere. Va bene. E loro ne vanno pazzi, io sinceramente la trovo dolciastra, ma loro ne vanno pazzi. Va bene, in realtà non volevamo collegarci con te solo per il significato di Amarula, che comunque è una cosa che ci ha arricchito parecchio. Vuoi mettere? No, vai, raccontaci qualcosa della vostra esperienza. Io volevo parlare in generale delle persone che abbiamo conosciuto in questa esperienza, perché penso sia una parte fondamentale. Perché sicuramente è un'esperienza che gratifica, ma arricchisce anche, ed è merito delle persone che si incontrano, perché sicuramente le persone che si possono trovare in Africa, in un paese comunque povero come il Malawi, generalmente non sono persone normali, sono tutte persone con delle belle storie da raccontare, come penso tra l'altro sia la nostra. E la prima è sicuramente Ricky Anderson, forse l'avete già nominata, è quella che... Sì, Aspetta. Non per nome, però qualcosina. Ok, è la persona che ha reso possibile tutto il progetto. Lei è una avvocatessa che lavora nel campo dei diritti umani, ha lavorato per 20 anni in Sudafrica, anche di fianco a Nelson Mandela, infatti era parte, se non a capo, non abbiamo mai ben capito, del comitato anti-apartheid in Sudafrica. E dopo tanti anni di attività ha deciso di cambiare vita e verso i 60 anni si è trasferita in Malawi, dove ha aperto un lodge nella spiaggia in cui andava in vacanza da piccola con suo padre, per dire. È una persona molto interessante e lei è sempre stata super attiva nel campo dei diritti umani, anche una volta ritiratasi, tra virgolette. Ha organizzato documentari per la BBC, per esempio è uscito l'anno scorso un documentario che parla di una terribile pratica per cui le ragazze tredicenni, appena cominciavano a fiorire, venivano mandate da questo sciamano che doveva iniziarle alla vita coniugale. Ovviamente questa persona era sessuale positiva, quindi diciamo che non è una pratica molto consigliabile. Beh, direi proprio. E lei è riuscita a portare attenzione, anche l'attenzione del governo, su questa pratica grazie a un documentario organizzato da lei con la BBC.
ha quasi portato una squadra di goalball, che è uno sport, una specie di pallamano per ciechi, diciamo, con una palla che fa un particolare suono, e ha quasi portato una squadra di goalball alle Olimpiadi di Barcellona, se non fosse che poi sono stati squalificati perché uno di loro ha barato. Uno di loro era ipovedente e non era ben mascherato. Cioè ci vedeva e è andato a competere con i ciechi. No, beh, ci vedeva anche la concorrenza poco, scorretta, mi dicono. E tra le altre cose ha anche adottato due bambini all'età di 50 anni, quindi una cosa facile, singole, 50 anni. Ha trovato questo bambino, figlio di una famiglia sudafricana che non credeva nella medicina occidentale, e allora lei ha deciso di adottarlo perché lui era nato siero positivo. Urca. E quindi senza una medicina occidentale non sarebbe arrivato all'età che adesso, a 12 anni sta benissimo adesso. No, bene. No, sicuramente lei è un personaggione. Incredibile, veramente. Lei penso che sia la persona principale che abbiamo conosciuto tra gli attivisti. Abbiamo conosciuto poi i viaggiatori di tutti i tipi, dalla coppia di sessantenni inglesi che dopo la pensione hanno deciso di farsi 6 mesi in tenda in Africa, alla coppia di olandesi che hanno venduto la casa a 40 anni per farsi il giro dell'Africa con una Jeep abitabile. Gente incredibile. Sì, al mio preferito, no, scusami, sì? Davvero? Gente strana. Gente matta, davvero. Unica. Ma il mio preferito è questo John canadese, che all'età di 21 anni, senza nessuna esperienza come di viaggi o altro, ha deciso di fare in bicicletta da Capo di Buona Speranza a Capo Nord. Diciamo che chi non prende decisioni di questo tipo si può rendere conto della follia di questo ragazzo. Noi l'abbiamo incontrato dopo 3 mesi della sua partenza, quindi ancora all'inizio. Anche per dall'Iran, neanche dal Mediterraneo, di fare Oman, Iran, un pezzo di Siria. Ah, proprio il tragitto facile ha scelto. Esatto, sì, no, qui non piace l'avventura, evidentemente. E passerà anche da casa nostra, probabilmente, verso l'estate prossima. Attenzione. Cioè, alla nostra mail, e magari passerà anche da Pavia. Magari lo faremo venire in radio come ospite. Sarebbe esatto. Una cosa incredibile. Sarebbe una cosa sicuramente ha da raccontare. Non sappiamo nulla di lui ancora. No, esatto. John, ti aspettiamo. Cioè, probabilmente sta ascoltando. Quasi sicuramente. E l'ultima categoria di persone che vorrei menzionare sono quelle persone che tramite imprese sportive fanno raccolta fondi. Ah, sì, ne abbiamo conosciuto in particolare storia. Uno, il più matto forse che abbiamo conosciuto in questo viaggio, si chiama Brandon Randall. Lo trovate su Facebook, Instagram, su Instagram sotto il nome Help FOMO. FOMO è l'associazione che lui stava aiutando. Ok. E ha deciso di fare un fundraising per un orfanotrofio nel sud del Malawi, correndo il Malawi da nord a sud, percorrendo quindi la distanza equivalente a 27 maratone in 27 giorni di seguito. Anche perché il Malawi c'ha tutto il lago, no? Sì, esatto, è fatto tutto in lunghezza. Esatto, cioè, fatto, e quindi fatto questo perino. Ragazzo di 34 anni più o meno ha corso 27 maratoni in 27 giorni. Ha fatto una scommessa con Discovery Channel, per cui ha vinto mi pare 5.000 sterline con questa scommessa, e in tutto il viaggio è riuscito a raccogliere 30.000 sterline per questo orfanotrofio. E è una persona anche lui strana, però sicuramente che ha tanto da raccontare. E vi consiglio di seguirlo sui vari social, perché adesso ho appena finito di correre l'Inghilterra, sempre raccogliendo fondi. Adesso magari andiamo a cercare la sua pagina e la postiamo dalla nostra pagina. È un postatore seriale, è proprio uno spammatore di quelli angoscianti. Ci ripeti il nome? Cioè ci ripeti per tutti? Randall. Ok, adesso lavoriamo e lo postiamo. E lui mi diceva di avere in programma per l'anno prossimo la follia delle follie, che sarebbe di corsa dal Cairo a Capo di Buona Speranza, quindi l'Africa in tutta la sua lunghezza. Mi sembra un po' eccessivo, sinceramente, per un essere umano. Direi che forse sì, però ci sono degli esseri umani meravigliosi, e quando esseri umani meravigliosi fanno cose meravigliose è ancora più bello. E, no, direi che la cosa bella di anche citando le persone che avete conosciuto voi e che è capitato a voi di incontrare in Africa, è che davvero in Africa aumenta un po' l'umanità, cioè tutto il discorso dell'umanità di tutti, perché sì, si trovano è tutto amplificato. Certo. Esatto. E è un paese in cui, chiaramente, essendo il continente o la zona della terra, se vogliamo, forse che ha più bisogno,
è un posto dove davvero la gente va per tanti vanno per fare del bene, per cui si trova questo sentimento di umanità amplificata tra tutti che ti permette di incontrare anche questi personaggi qua, che è sicuramente una cosa molto bella. Sì, e poi un'altra cosa che ho notato io personalmente è che c'è anche una forte contrapposizione tra quelli che vanno per far del bene, ma c'è anche gente che ovviamente scappa, no? dal proprio mondo. Vero. E sicuramente l'Africa è un posto dove la gente tende a scappare, ed è per questo che mi piace, si trova veramente di tutto, però è tutto amplificato. Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, e ti lasciamo tornare al lavoro innanzitutto. prima che questa bellissima chiacchierata telefonica diventi un qualcosa di controproducente. E nel frattempo ci ascoltiamo un altro pezzo, per cui nel frattempo ti ringraziamo e ti salutiamo, Gigi. Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere. Ok, ciao Gigione. Alla prossima. Ciao. Ok, Marione, ci tocca a noi, ascoltiamo un altro pezzo e non so, dimmi tu. Io direi tu. Che i tempi sono pronti per Sorry in malawiano. Sì, esatto, avete capito bene. Altra hit parade. Avete capito bene, si tratta di Sorry, esatto, sentila che parte. Esatto. Proprio lei, quella di Justin Bieber, però in malawiano. Non possiamo spiegarvela altrimenti che facendovela ascoltare. Pesca na panga na wela kwa mbula ndulu Kasi jomene ni bange viji uko woke Nto wazo sena yezeska kupemba jigoko Pali jemutu wa mbula kwa nanga pachalu Chakukumbikira njigoko na kufelu wai Viku kuma chitemwa kubise na pala vya nangikai Wana sono inakulila kukuma vipede yako Kwenela ine kupepeske Manyange ipo ipo mkananganga Kwenela ine kupepeske Nanga wuli kumanyacha Ipo tatonda nise mchitemwa ay Jongu kumba njigowe kubeso na ine Ndiwe vera nkukutema kulusi la vyose Kumba chala kunipinda pala na nango Mkwenela ine kupepeske Nipanyange Nipo ipo nkananganga Mkwenela ine kupepeske Kukutema na mtima uzi Kumba chala kutitile kane Wanagase, mkwiza wawinu uza bebesa Ipo ngabuna vmanyai weni hupebesa Chifuwa ine nadi nenda zoelo kalandeka Wana nao wagulila ulilila nyinao Chifuwa wanda zoelo kuliwa piga dadao Upoza bebesa, nizayo efiji kwa wakweni Vene vivi ni chide kwiza na sipeni managase Ifiveka ni poligisieni Kwenela ine kupepesa Banyange Ipo ipo mkananganga Kwenela ine kupepeske Nanga wuli kumanyacha Ipo tatonda nise mchitema Kupepeske Kupepeske Io voglio un suo CD. Cioè, io voglio un suo CD, ma con tutto il cuore lo voglio. Giulio non ce la vuol far ascoltare tutta e ci saremo noi a rovinare questa cosa magica con le nostre voci. Cioè, senti... Mi spiace. No, non so se avete sentito la potenza del Justin Bieber malawiano. Cioè, veramente incredibile. Cioè, sono esaltatissimo. Sono contento. L'ha già messa come suoneria sveglia, suoneria dei messaggi. No, chiamate ragazzi, WhatsApp. Io voglio andare a un suo concerto. Cioè...
Questa è musica per intenditori. Proprio, eh? Esatto. È tornato Enrico. È tornato Enrico su un pezzo incredibile. Tra l'altro. Sì, sono passato da Africa dei Toto a Justin Bieber Malaviano. Sono proprio felice. Mi è migliorata la giornata. È spuntato il sole. Assolutamente sì. Speriamo di aver fatto spuntare dei piccoli soli nelle case di tutti quelli che ci stanno ascoltando. Dicevi che la lingua parlata in questa canzone, Mario, è il? Il Tumbuka. Il Tumbuka. Così... Che sembra il nome di un superalcolico anche questo. E invece no. Invece è nome... E lui invece è? Lui è Justice Nyondo. Lui è Justice Nyondo, ragazzi. Penso sia un nome d'arte. Però non lo so, non ci ha dato saperlo. Non voglio neanche saperlo. Su Spotify, mi sa. No, ragazzi, no. Se c'è su Spotify, ma lo seguo subito. No, cioè, io sono esaltatissimo, davvero. Cioè, a me ha cambiato la giornata. Sorry, in Tubuca. Sì, perché poi ti entra in testa. Sì, perché non riesci più. È una nenia che proprio, cioè, anche se non sai le parole, le riesce a cantare comunque. No, no, certo, certo. Infatti, probabilmente l'unica volta che la canta cambia le parole. Perché tanto nessuno se ne accorge. Cioè. Beh, voi scherzate, ma lo fa anche De Gregori. Perché De Gregori non gli piace che la gente ai suoi concerti canti, e allora cambia le parole delle canzoni, così la gente non riesce a stargli dietro. Da Justice Nyondo ha citato un autore dello stesso livello. Esatto. Ma guarda che in realtà De Gregori ha imparato da Justice. Non so se lo sapevi questa cosa. Forse De Gregori si ispira segretamente a Justice Nyondo. Nyondo. E noi l'abbiamo scoperto. Maestro. Principe, l'abbiamo scoperto. Tu ti ispiri al Justice. Esatto. No, dicevo, nel frattempo siamo contenti di aver recuperato anche Enrico. E volevamo sapere da voi qualche aneddoto così interessante, cioè delle cose per farci un po' capire anche come si svolgevano le varie giornate giù nell'Africa. Un aneddoto interessante, una cosa da sapere interessante, sono le unità di misura in generale. Cioè, tu puoi vedere una cosa e dici, ah, no, quella cosa lì peserà, e loro ti dicono, peserà 500 kg, e poi tu riesci a alzarla con le braccia e dici, ma come ti dice? Perché la sembra leggera. Ah, oh, ok. Per andare da lì a lì saranno 300 km, in realtà sono tipo 80, non hanno nessun senso pratico della distanza delle misure, incredibile. Che tra l'altro per voi che facevate atletica poteva anche essere interessante, cioè convincerli a correre una maratona dicendogli che tanto sono 100 metri, tanto loro sono sballati. Sì, era davvero pazzesco. No, noi abbiamo costruito una pista di 200 metri quest'anno. Però per loro sembrava davvero lunghissima. Quando mettevamo magari nell'allenamento un 200 metri, era come vederli correre 8 km. Arrivavano alla fine stremati, tutti che caricavano per questo finale, tutto impolverato, perché ovviamente no, perché lì... poi comunque poi quando facevate le gare dicevate c'è tanto pubblico, cioè, tra di loro. Sugli alberi. Come sugli alberi? Sì, sugli alberi ci sono tutti i ragazzini che usano, non ci sono spalti, non c'è niente, per vedere tutto meglio si arrampicano su questi alberi altissimi e stanno su dei rami che sono finissimi e stanno su tutti quanti a guardare, a incitare gli altri. Pazzesco. Sì. E veniva fuori quella che è veramente un'arena naturale. Cioè... Sì, sì, esatto. No, è davvero un qualcosa di magico, di sì. Magico. Sì, e poi è stato bello soprattutto quando abbiamo fatto un evento sulle staffette, in modo tale sia farli divertire, perché comunque le staffette sono divertenti, e in più insegnargli a organizzare un evento tra virgolette del genere, nel senso che poi noi gli abbiamo lasciato anche giù delle medaglie, così in modo tale che potessero continuare a fare anche eventi di questo altri, tipo, certo. Che richiamano, come abbiamo visto noi, un sacco di gente, c'erano tutti gli alberi intorno davvero pieni di ragazzini. Abbiamo anche poi qualche foto, non so. Sì, io l'ho vista. Sono molto belle, poi magari qualcuno la faremo anche girare in settimana, perché sono davvero bellissime, cioè ci sono gli alberi gremiti, cioè un'immagine poetica. E poi anche le urla di quando finivano magari una gara al pelo tra due, c'era proprio una partecipazione esagerata da tutti. Poi anche noi alla fine abbiamo gareggiato, anche noi abbiamo fatto la staffetta, io, Enrico, Gigi e un maestro contro i quattro ragazzi più forti, e tra l'altro Gigi ha pure perso la sua frazione. Perché li abbiamo allenati troppo bene, dicendo no, ma ragazzi la vinciamo facile, cioè anch'io sono più veloce del più veloce di tutti loro, dai, si è preso 40 metri. Cos'è stato, un 4%?
L'abbiamo fatto una 4x2. 4x2? Caspita. Però Gigi aveva mangiato poca colazione. È questa. Ok. Non era il vento che non lo so. Poca colazione. Quando nutri poco Gigi, guarda che c'è, è incredibile. E sempre su Gigi un aneddoto che non c'entra molto con le attività, però che fa abbastanza ridere, è che per muoversi velocemente si usavano le biciclette con questi ragazzi che ti portavano dove volevi per li pagavi. E Gigi, solo che è talmente grosso in una montagna che non riuscivano. Forse, cioè, la gente a casa non lo sa, Gigi è comunque più di 1,90 m per 100 kg di ragazzo, cioè nel senso, ha la sua gli dicevano proprio di no, lo guardano, no. Non riuscivano a portarlo, allora lui guidava e poi gli pagava pure. Una volta è caduto in una curva, ha piegato troppo, c'era la sabbia e è volato giù con dietro il ragazzo che si faceva. Esatto, è stata una scena. Non so se è più bello il fatto che Gigi sia caduto in bici con un ragazzo africano dietro, oppure per il fatto che c'era il tassista che si faceva portare in giro da Gigi e Gigi lo pagava. Non lo so quale vince. Comunque era una situazione surreale, perché quando loro vedevano che c'era Gigi, grande e grosso, che portava un altro, cioè per questi 5 km di strada che facevamo, erano tutti che lo guardavano e ridevano. Era una cosa veramente ci credo, ma cioè, immagino che anche voi eravate della schiera di tutti quelli che ridevano. Vabbè, sicuro, infatti. No, sicuramente bellissimo, guarda, sicuramente davvero molto molto bello. Noi invitiamo tutti quanti a seguirvi e seguire tutti i vostri progetti. Adesso ci arriviamo, poi parliamo un po' di social, marketing. Pubblicità, marketing, esatto. E quant'altro ce n'è. So che avete girato dei video che sono anche molto molto belli. Noi abbiamo qua le canzoni che fanno da base, colonna sonora. Oh, grazie. The soundtrack. Pronunciato bene? Sì. Ma sai che tu con una parola o due sei... Io una parola o due d'inglese sono imbattibile. Fantastico. Già sulla frase minima, soggetto, predicato, complemento, vabbè, oggetto. Vabbè, riesci a farne tre parole magari. Non so. No, va bene, ne abbiamo due pezzi. Partiamo da quello dell'anno scorso e poi ci ascoltiamo quello di quest'anno. Quello dell'anno scorso, qual è dei due che non mi ricordo più chiaramente? Seve. Questo? Di Tez Kadey. Il grandissimo, l'irreprensibile. La canzone si intitola Sieve, penso. Non so, chi lo sa. Scopriamolo insieme. L'ascoltiamo e poi ci risentiamo ancora qui con Enrico e Mario.
chiederà se Tez Cadei, oh, ciao ragazzi. È il, no, non è Sive, come ho detto all'inizio, l'ho inglesizzato un po' troppo, poi si sentiva durante Sive, la canzone, c'era proprio Sive. Selvaggio sembra. Boh, chi lo sa. Io, tu traduci pure. Tanto hai comunque ragione, perché nessuno, no, esatto, verrà contrastato. Penso di no. È arrivato un po' il momento per voi di farvi un po' di pubblicità, giustamente, cioè di pubblicizzare, cioè come facciamo noi comuni mortali a sapere come vanno avanti i progetti di Africa Athletics? Non lo sanno neanche loro. No, perché al telefono Mario, secondo me Mario, che è lì in diretta con voi, è il personaggio pubblico più determinante per fare un programma di marketing. Io da qui allora non che dirvi di andare sulla pagina di Facebook di Africa Athletics. Beh, che era quello che volevamo dire, nel senso che sì, noi abbiamo la pagina Facebook, se qualsiasi persona fosse interessata ci può scrivere. Abbiamo già ricevuto un po' di messaggi di persone interessate. Noi abbiamo bisogno sicuramente di persone interessate anche a venire in loco, cioè ad aiutare, proprio a collaborare con voi, esatto, anche sul campo là. Esatto, perché noi non l'abbiamo ancora detto, però nella pausa pranzo, diciamo, dal mattino, quando si cambiava il programma da corso di allenatori a allenamento con i bambini, fornivamo un pranzo gratuito a tutti i ragazzi e tutti gli allenatori del progetto. E quindi noi avremmo bisogno sia ovviamente ragazzi, non dico specializzati, che però si intendano un po' di atletica per le attività sportive, o comunque qualcuno anche di sportivo, comunque, perché, sì, cioè, sì, beh, chiaro. Poi la formazione si farà anche con noi, non è un problema quello. Però anche persone che magari con l'atletica non hanno molto a che fare, però vogliono dare una mano, perché lì c'è sempre bisogno, ovviamente. Anche Ricky nel suo lodge ha sempre bisogno, quindi per quello la mano più grande sarebbe quella di venire con noi, perché è difficile trovare persone che siano davvero, che poi nella pratica vengano. E ovviamente abbiamo bisogno di persone curiose in qualsiasi proprio campo, dal punto di vista di insegnare, dal punto di vista di imparare, e soprattutto dal punto di vista di vivere e assaggiare i cibi, perché bisogna adattarsi a mangiare quello che c'è, a vivere la situazione con tutti i rischi necessari, e non sono grossi rischi. È molto bello sottolineare la curiosità delle persone, cioè stuzzicarle sulla curiosità, perché è una cosa che si sta andando a perdere, ed è molto bello. Cioè, abbiamo bisogno di gente curiosa, è un bello slogan, ci sta, mi piace. Cerchiamo gente curiosa. Sì. Che poi è sia persone che hanno la curiosità, o gente curiosa, cioè curiosi come modo di fare. Esatto. C'è anche questa doppia lettura che è molto carina. E no, quello sicuramente, l'idea di arruolare, insomma, gente nuova e volenterosa. Esatto. Voi avete in programma già di tornare? Sì, l'anno prossimo sicuramente bisogna. Stesso periodo più o meno? Più o meno sì, però noi, cioè, se una persona ha il piacere di andare giù in un altro momento, non c'è nessunissimo problema, si può organizzare, tanto giù i contatti ci sono, certo. Loro accolgono qualsiasi persona a braccia aperte, abbiamo visto con noi che non ci conoscevano e dopo due giorni eravamo di famiglia. Bene, è una cosa molto bella. Sì, e poi ovviamente noi avremmo anche bisogno di portare giù altro materiale tecnico l'anno prossimo. Quest'anno abbiamo portato giù diverse parecchie cose, però con quattro scuole non possiamo pensare che bastino, e quindi bisogna sicuramente aumentare la portata. E per fare ciò c'è bisogno di denaro, e si faccia fatica un po' a reperirlo, però... Adesso anche in... di donazioni di materiale stesso, se qualcuno che sta ascoltando conosce qualcuno che conosce qualcun altro che ha del materiale in più, che conosce una società d'atletica che vuole buttare o pensa che le cose siano utilizzabili,
noi siamo pronti e disponibili a ridare vita a qualsiasi cosa. Esatto. Bene, no, una cosa sicuramente molto, molto importante. Poi organizzerete anche qualcosa, immagino, qui di raccolte. Sì, cioè, e poi col bel tempo vi aspettiamo tutti al CONI, che organizzeremo sicuramente delle gare di, da scopo benefico. Aspetto anche te, ti voglio vedere correre. Sì, vai tranquillo. Corriamo. Aspetta. Facciamo una staffetta io e Eugenia. Ecco. No, potremmo fare la lancio, cioè team Radio Ticino, veniamo giù con un 3 o 4, cioè 4 partecipanti e c'è una staffetta. Ci quel stare. Giorno sono occupata. Tu già non puoi. No, è la settimana dopo, guarda. Ma se ormai sei una sportiva. Quello sì, però vabbè. Ah, dai, facciamo la staffettona. No, guarda che si può fare. Vedo già delle bellissime divise del team di atletica di Radio Ticino. Le più attillate possibile. La gara andrà in secondo campo, la gara è benefica, la gara si cerca di raccogliere, però poi ci organizziamo in una bella cena, in una bella serata, come al solito. E se volete veniamo a fare la staffetta anche lì, Già lì sono più propensa, Gino. No, sicuramente. E direi che l'unico modo per restare dietro a tutte le iniziative che porterete sarà quello di seguirvi sui social. Certo. Avete solo Facebook o anche altre piattaforme? No, per ora solo siamo Facebook. Di conservatori noi, abbiamo soltanto Facebook. Vabbè, Gidio, noi parliamo, ma cosa abbiamo? Facebook. Sei tu la social manager. Facebook e Facebook. No, comunque abbiamo linkato la loro pagina anche su I Love Radio Ticino, quindi. E anche Brendan Randall. Che non so se si pronunci così, ma va bene. Sicuramente si pronuncerà così. Ovvio. In qualche dialetto di qualche parte del mondo, per cui va bene. Forse in Tumbuca o lì. Tumbuca, forse in Tumbuca si pronuncia così. Siamo molto contenti. Ci ascoltiamo l'ultimo pezzo, che tra l'altro è la base del video dell'attività di quest'estate. Mm-hmm. È una canzone di Tim McMorris. Insomma. Il team, dai. Sì, sì, del quale io e Eugenio siamo stati a un concerto. Un paio. La canzone si intitola On Top of the World, e la ascoltiamo, e con questo vi invitiamo anche a andarvi a vedere il video di Africa Athletics dell'attività di quest'anno, che noi abbiamo postato sulla nostra pagina. Per cui tutti quanti con Tim McMorris e poi ritorniamo assieme. Oh, 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 oh. Gets better, keeps it giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. You wanna try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory. Cause now I'm living good, no, I'm not living like I used to be. I talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Can stop me now, no. And all the music I will ride on the beat. When my guitar, I won't stop my feet, yeah. I gotta celebrate, laugh, and get excited about good times to deliver. Come on, shout it out. Hey! Take it up, take it over, take it out of control. Today I'm bringing my soul, and I ain't got me singing, oh. Hey! Oh! I'm feeling fine, smiling big, feeling right like I should. Life is better than good, yeah. You got me singing, oh. Celebrate, laugh, get excited about the times you couldn't live. And come on and shout it out. Hey! Take it up, take it over, take it out of control.
ed era On Top of the World di Tim McMorris, che a me è piaciuta tantissimo, gasa un sacco come canzone. Era che Gigi, quando deve scegliere le canzoni per i video, è sempre una bomba. E niente, la puntata è quasi, sta quasi andando verso la sua fine. Non so se tu devi salutare qualcuno, ringraziare qualcuno. Ma io intanto voglio ringraziare, vabbè, a parte Enrico e Gigi, che sono stati i miei compagni in questa avventura bellissima. Sicuramente. Grazie. E pensavo non mi stessi ancora ascoltando. Comunque. Adesso puoi tornare a insultarlo quando ti ascolti. Era in galleria, l'abbiamo recuperato. E sicuramente ci siamo accorti di aver creato qualcosa di bello che può continuare. Ci siamo trovati in un posto come il Malawi, come Monkey Bay, adatto al nostro progetto, è proprio a misura nostra, e quindi sono sicuro che continueremo a lavorare lì bene con i ragazzi che abbiamo formato, perché un anno di formazione comunque per noi che possiamo andare giù una volta all'anno è comunque tanto tempo, nel senso che abbiamo investito tanto su di loro, loro ci stanno ripagando, e quindi siamo contenti di quello che stiamo facendo. Va bene, e noi ringraziamo te, ringraziamo Enrico. Se vuoi salutare velocemente qualcuno, abbiamo pochi secondi. Io saluto voi e basta, non ho nessuno. rientriamo noi sulle note di Alleluia di Leonard Cohen, scomparso nella nottata. Salutiamo anche lui, un altro grande artista che si lascia. E sì, rientriamo perché ci aveva interrotto forzatamente il GR, perché puntualissimo. Gigi ha sbagliato, vorrei sottolinearlo. No, non ho sbagliato, siamo andati un pelino lunghi e... per colpa di Giglio che ha sbagliato. Vabbè, le piace un sacco sta cosa, e voi amici da casa sapete che non è andata così. però insomma abbiamo interrotto Enrico, l'abbiamo perso nel collegamento telefonico che c'è stato durante il GR, lo salutiamo e lo abbracciamo. E Mario, stavi salutando e ringraziando, per cui per carità concludi, poi salutiamo, concludiamo. Certo, ho ringraziato tutti e speriamo che questo progetto possa davvero dare i frutti che merita, e perché soprattutto i ragazzi di quei luoghi se lo meritano. Vorrei concludere con questo. No, è vero che è una cosa molto molto importante. E nel frattempo noi vi invitiamo a seguire Africa Athletics, seguiteli a bomba, perché insomma, se vi è piaciuta la puntata, cosa che ne speriamo veramente tanto, se vi è interessato continuate a seguirli per capire come si muoveranno i progetti futuri. E magari se riuscite date un aiuto concreto. Esatto, un aiuto concreto. Nel frattempo noi vi rinnoviamo l'invito a innanzitutto stare con il palinsesto di Radio Ticino Pavia, tra poco c'è il GR, quello nostro in onda, 17:30, poi alle 18 arrivano gli amici di Azzurri di Gloria, restate in nostra compagnia e poi continuate a seguirci, a volerci bene, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook che è I Love Radio Ticino, l'unico originale con il bollino rosso come con foto del mio profilo, nome adesso c'è anche il nome di Eugenia, super, qui insomma è ancora più bella, ancora più nuova, ancora più bella, ancora più nuovo. Noi saremo sempre qui, quando? Il venerdì alle 4, una manciata di minuti, e l'unica cosa che ci rimane da dirvi è sempre la solita, fate i bravi. Happy times together we keep spending. I wish that every kiss was never ending. Wouldn't it be nice if we wake up. Sei sull'unica radio di Pavia, Radio Ticino Pavia. Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my